Eccomi qua. Facciamo quattro passi per Mosca. Nevica appena appena. Torno a casa dalle prove. Naturalmente c'è anche Peppa Pig. Quella lì nel fondo è la stazione della metro, è la stazione ferroviaria di Pavlivskaya. Metro Pavlivskaya. Aspettiamo la metro. Una delle cose in assoluto più interessanti di Mosca è la metropolitana, certamente la metropolitana. Su queste scale mobili si possono vedere teorie infinite di visi, di espressioni, di storie, ed è incredibile. Ogni giorno 3 milioni di persone prendono la metropolitana a Mosca. Ecco Mosca con la neve. Lì c'è il Mali, c'è il Bolshoi. Lì dietro c'è la Piazza Rossa. Qua ci sono io. E adesso andiamo a casa. Questa è la strada dove abito e qui davanti a me c'è il Mkhat, che è il teatro di Chekhov e di Stanislavski, luogo mitico dove è andato in scena per la prima volta il Gabbiano e altri testi di Chekhov. Proprio qui dentro. Adesso
andiamo a salutare Konstantin Sergeevich Stanislavski proprio davanti a casa. Un ragazzino ovviamente tiene le palle di neve, giustamente. Yap, ecco qua, sull'altalena non ci vado, ma andiamo a salutare Konstantin Sergeevich e anche Mirovich Danchenko. Eccoli qua. E qui immaginate, c'è qualcuno che porta le rose per Stanislavski. Saluto qua, io abito lì e qua su. E questo è il cielo di Mosca.